Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Starcom Nexus, un gioco uscito a dicembre il 12, dal costo di 16,79€ senza calcolare gli sconti che ci sono ogni tanto. Il gioco non innova nulla nel genere, ci troviamo di fronte a un esploratore spaziale, insomma un 4X, dove possiamo andare guidando la nostra nave in visuale dall'alto, quindi nulla di nuovo, ma l'ho trovato altrettanto interessante perché graficamente è molto carino ed è quel mix giusto di upgrade, di combattimento, di quest, di scelte, di gestione delle risorse che non è eccessivamente complesso. E poi magari sarà utile, avevamo già detto comunque a fine anno scorso che sarebbe stato bello magari fare un video confronto tra giochi simili e questo potrebbe essere confrontato con altri titoli. Comunque io l'ho già giocato un po'. Che cosa è successo? Noi ci trovavamo con la nostra nave, stavamo andando a consegnare un qualcosa, dei materiali, dei medicinali, insomma quello che era, e è successa che c'è stata una sorta di anomalia e ci siamo teletrasportati in un'altra zona, e non sappiamo dove. Dove ci sono, c'è una razza ostile che ci sta creando qualche grattacapo. Possiamo vedere qua al momento, vabbè, è un open world, quindi potremmo andare dove vogliamo usando dei rift, delle spaccature, dei diciamo dei portali. Ci sono anche delle, ho scoperto anche queste cose, aliene che ci consentono di viaggiare rapidamente da uno all'altro, quindi da qui direttamente a qui senza fare questi salti. Vi dicevo, graficamente molto carino, vedete che questa nave adesso ha qualche problema, guardate anche solo il dettaglio degli RCS per la rotazione. Si può sparare. Questa nave però al momento ha un problema, guardate l'accelerazione, guardate quanto mi consuma di energia, se oltre vado anche a sparare o se attivo col tasto T il turbo fisso diciamo, piuttosto che premendo shift quello temporaneo, guardate in quanto mi butta giù l'energia. L'energia ovviamente quando finisce non possiamo né sparare né muoverci, quindi siamo abbastanza penalizzati. Qua abbiamo la prima stazione che scopriamo durante l'avventura, dove possiamo parlare con tre persone, il comandante Miranda Price, che è quella che ci dà le missioni e ci sta dicendo in pratica di esplorare un pochino in giro, perché siamo l'unica nave ed è una bagnarola la nostra nave, il comandante Victor Pillman, che è l'addetto alla ricerca, e l'ingegnere John Chang, che è quello dello shipyard, l'ingegnere. Al momento i pannelli sono questi. Abbiamo la possibilità di, scansionando pianeti e anomalie, di guadagnare punti di ricerca e quindi andare a sviluppare le varie parti della nave. Ce ne sono oltre 150 da sviluppare, quindi io presumo, no, non presumo niente, ce ne sono 150, già tutte visibili. Alcune misteriose ovviamente perché dobbiamo trovarle. E con lo shipyard, cosa molto interessante, possiamo andare a potenziare la nave. Io presumo che la nave ora abbia un problema. Allora, abbiamo queste risorse che recuperiamo nei combattimenti e che ci vengono messe all'inizio del gioco a disposizione nostra per la, dato che siamo l'unica nave in quel settore, hanno portato noi e la stazione spaziale in questa zona di spazio sconosciuta grazie a questa anomalia, questo wormhole, e ci hanno detto prendi quello che ti serve. Io presumo, dato che abbiamo un reattore soltanto, che questo è il pannello di, diciamo, scansione, ecco. Io potrei pensare di riciclare questo pannello di scansione, mettere un reattore supplementare qui, quindi abbiamo due reattori, e poi il pannello della supervisione qui. Ok, vedete, possiamo andare a mettere i reattori dove vogliamo, si apre proprio la finestra dove ci dà la possibilità di andare a... Abbiamo però un limite massimo, in questo caso abbiamo 8 moduli su 8, quindi non possiamo espanderla più di così. Sbloccheremo in futuro dei blueprint, quindi la possibilità di avere una nave base con più slot utilizzabili. In questo caso, vabbè, possiamo salvare il nostro template. E al momento la nave, io spero, giri un po' meglio. Sì, direi di sì perché stiamo accelerando, ma contestualmente l'energia sta salendo. Ora, io vorrei tornare dove ero arrivato prima e andare avanti con la missione che alla fine è al momento di esplorare. Quando arriviamo ai pianeti e troviamo qualcosina, possiamo, adesso accelerando sì ovviamente l'energia perde, però la velocità è bella alta. Quando arriviamo nei pianeti, adesso ve lo farò vedere, andiamo a scansionarli. Quindi ci saranno alcune segnalazioni dove non succede nulla. Altre invece faranno partire una scelta multipla di quello che vogliamo fare. Allora, ora siamo arrivati qui.
Dobbiamo andare a questo rift perché qua abbiamo già scansionato, c'è la nana bianca, la stella che abbiamo trovato. Dobbiamo andare in quella direzione e andare a capire. Vedete qua a bordo dello schermo abbiamo le cose che possiamo trovare. In questo caso possiamo attivare col tasto C l'autopilot e in questo caso col T ci attiva automaticamente anche i thruster, quelli più il turbo, insomma. Vedete quanto scende veloce là, però l'energia scende. È sempre meglio gestirla bene, perché se poi noi usciamo, cioè arriviamo dove dobbiamo arrivare o lungo il percorso, noi finiamo l'energia e ci attaccano, siamo spacciati. Qua in basso vedete la hulla, quindi adesso faremo un attimo, lo scafo, l'energia e qua le persone. Le persone sono molto importanti, sono una sorta di risorsa perché se mandiamo qualcuno in missione, qualcuno può anche morire e se torniamo alla stazione base, prima ne ho persi due, me ne hanno ridati. C'è un gigante gassoso, col tasto X lo scansioniamo, se vengono trovate anomalie no, in quel caso potremmo mandare la sonda. Comunque questo è un sistema abbastanza piccolo, però là abbiamo un altro pianeta da scansionare, quindi ci andiamo subito a informare su che cosa da offrire. Poi sembra esserci qualcosa anche dall'altra parte. Infatti, si sta sbloccando il. C'è anche qualcosa che sta venendo da noi, che non so cosa sia, ma lo scopriremo a breve. Potremmo poi andare anche a salutare le altre navi. Quindi, come ho detto, non offre nulla di innovativo, nulla di rivoluzionario questo gioco, però è bello. Graficamente, io noto proprio tutta questa cura di questi. Poteva essere molto ma molto più grezzo. Adesso io non so sti qua cosa vogliano, però io sto andando a scansionare il pianeta, però magari continuo a avvicinarmi. Ormai sono qui, vediamo se riusciamo a salutarli. Ah sì, è uno sconosciuto esploratore, ok. Questa è. La Saurid Republic. Ah, la Repubblica dei Sauri, chiamiamoli così. Ti diamo il benvenuto, non sono gli altri, quelli cattivi, insomma. Dichiara chi sei e le tue intenzioni. Noi siamo umani, rappresentativi della Starcom e veniamo in pace. Non conosciamo la Starcom, il collettivo della Starcom, ma accettiamo le tue intenzioni di pace. Come mai non vi abbiamo mai incontrati prima? Siamo stati trasportati qui da un rift, da una spaccatura nello spazio. Interessante. Noi abbiamo. I Nexus del Warp, insomma, non so poi il significato esatto di Warp, di Nexus, che noi usiamo per viaggiare a grandi distanze, ma quello che tu descrivi non lo conosco. Potremmo parlare a te in futuro, ma ora siamo in una missione di ricerca e recupero per uno dei nostri vascelli di scansione. Buona fortuna. Ma salve, salve. Buongiorno. Adesso io non so effettivamente se lo posso attaccare, ma direi che non è proprio il caso, eh? Buongiorno. Io sto andando a scansionare i pianeti della. Ok, bello questo. Sembra tipo Venere. Vabbè. Classe pianeta classe F, lo scansioniamo e abbiamo trovato un'anomalia. Quindi a questo punto mandiamo la sonda. Magari li troviamo noi che stanno cercando. Ok, vedete, molto bella l'immagine qui. Allora, l'anomalia trovata ha un segnale molto debole da un gruppo di scienziati rettiliani intrappolati in un crepaccio, crevasse. Li identifichi come scienziati Saurid e il loro vascello è danneggiato in un attacco sorpresa. Sono alla deriva e hanno poche risorse. Ok, cosa facciamo? In questo caso possiamo comunicare la loro posizione alla flotta oppure offrire di portarli a bordo e portarli dalle loro genti. Io direi che in questo caso sarei tentato di fare questo, però diciamo che il doppio giro su tutte le stagioni di Star Trek mi hanno insegnato una cosa, che una nuova civiltà probabilmente ha delle tecnologie che non vuole rendere pubbliche, quindi io comunico la loro posizione. Ora, la sonda torna da noi, guardate, sono tutte cose che io apprezzo tantissimo queste. Buongiorno, salve, io volevo, se possibile. Eccolo lì. Abbiamo trovato il nostro team, vi trasmettiamo le coordinate, ci danno 25 gold.
Il pianeta dove li hai trovati. Ok. Ah, ok, dice che abbiamo delle specifiche molto più avanzate. Ok. Allora, adesso possiamo fargli delle domande. Abbiamo alcune domande sulla razza. I chiamiamo Ichitic. I Ichitic sono una razza molto difficile. Sono gli insetti da cui discendono, sono come insetti da cui discendono. E loro vogliono espandersi, sfruttare, consumare, insomma, le loro navi non sono così potenti come le nostre, ma sono tanti. Ultimamente sono diventati molto aggressivi, credo che si siano stabiliti nella loro base vicino a... e poi le coordinate, va bene. Molti capitani Saurid dicono che dovremmo eliminare la nave. Ah, ok. Vedremo che cosa possiamo fare. Per favore, non ti ho chiesto questo, ma vabbè. Ditemi di voi, sono... Ah, ok, loro, diciamo, gestiscono viaggi interstellari da millenni, ma registrano la loro storia solo da 500 anni. Non è un inglese eccessivamente difficile, ora sto anche sbagliando qualcosina, sto andando veloce perché sembra in video, ma ovviamente. Vogliamo... ok... Cioè, in pratica, perché non... devo passare la tua richiesta al ministro del governo dei commerci. Devo avvertirti che per la natura dei CITIC, del conflitto con i CITIC, noi abbiamo poche risorse e quindi non è che possiamo commerciare molto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Alcune domande. Puoi dirmi di qualcosa di questi anelli, diciamo, di teletrasporto, di viaggio interstellare? Li chiamiamo Nexus Gateway. Non sono come i Wormhole. E collegano i sistemi insieme. Ah, ok. Suppongo che siano stati creati dai progenitori, insomma. Abbiamo una piccola conoscenza di come loro funzioni, ma vengono usati per... Ok, chi sono i Progent? Potresti incontrare molti relitti di navi o strani artefatti su mondi desertici. Attribuiamo questi ai Progent. Ah, ok. Abbiamo incontrato loro. Vabbè, sì, dai, non ci perdiamo via in questa cosa, anche perché, come mio dogma, è non spoilerare troppo. Ora, continuiamo a viaggiare. Non so adesso in che. Ah, eccolo qua, le coordinate in alto con la velocità alla data stellare. Ma non sappiamo adesso ancora dove sia. Comunque, abbiamo un pianeta che andiamo subito a vedere. La stella non ha senso andare subito a vederla. Perfetto, siamo arrivati al pianeta, è una luna. X Tuscan. Una luna no. È un pianetino roccioso. Allora, assomiglia alla luna come texture, ecco. Ora, stiamo viaggiando verso un altro sole, è sempre un sole come il nostro, credo. Orange. Ok, qua abbiamo un pianeta. Gassoso, no, è un G1. Poi impareremo anche a capire quali sono le. Ok, le varie classi dei pianeti. Ah, la nave l'ho chiamata la Piva, così, non so perché. Ero quasi sicuro che non avrei registrato questa partita, invece mi sono preso bene. Va bene, volevo farvi vedere anche un po' di combat che è carino, ma. Non stiamo andando nella direzione giusta. Vabbè, comunque, probabilmente c'è andato questa base dei CITIC, ma mi pareva che come coordinata avesse dato 2, quindi secondo me è lontanissimo. Sarà una cosa da fare in endgame. Qua abbiamo un altro di quei gate. Questo è un pianeta desertico. Come ci ha detto, troveremo degli artefatti sicuramente. Infatti sembra Marte, è desertico e qua magari qualche artefatto di Progent lo troveremo. No, allora, abbiamo scansionato facilmente, abbiamo trovato l'anomalia e... Vabbè, abbiamo trovato dei materiali, va bene. Finisce tutto qui, credo, perché non c'è altro.
Tuttavia abbiamo un altro pianeta sotto e una rift. Il rift probabilmente ci darà la capacità di viaggiare indietro fino alla base principale. Credo di sì, perché possiamo tornare qua a metà strada o là, ma non mi interessa al momento perché... No, 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 no. Non voglio viaggiare qua. Non mi interessa. Non voglio uscire dalla mappa, grazie. Non mi interessa viaggiare lì e voglio andare sotto nel pianeta sotto e poi c'è un altro. Con F5 si salva, vedete, compare il dischetto, quindi un'altra bella cosa di questo gioco è il fatto che si può salvare quando si vuole. Ci sono ancora due pianeti. C'è un pianetino piccolo e uno più grande vicino alla rift lì. Vabbè, intanto viaggiamo a velocità turbo, così i più che abbiamo visto dovrebbe, il più della, di quella nave che abbiamo incontrato prima, lo dovremmo incontrare, ecco, lo vedete qua, rosso. In quel caso significa che è ostile. Tra l'altro dobbiamo aspettare un attimo che ricarichiamo l'energia e poi pensiamo a questa minaccia, perché la minaccia va affrontata. Allora, ok. Puoi annotare le cose sulla mappa. Ok, perfetto. Ok, perfetto. È andata via. Ha preso il portale, credo. Quindi scansioniamo facilmente questo pianeta. Abbiamo trovato un'anomalia. Quindi mandiamo la nostra bella sonda giù. Allora, ci sono letture sismiche. C'è una mining facility, quindi una stazione mineraria. Non ci sono segni di vita immediati. Ci approcciamo con cautela. Sembra che sia una stazione automatica operata da droni di basso livello che ignorano la presenza del team. Le trivelle scavano yttrium dalla superficie e i droni le raccolgono i materiali. Giudicando dal materiale, dalla composizione, è una Cheetic Facility. Ah, ok, è dei nemici allora. Colleziona. Ok, raccogli l'Itrium e distruggi tutto. Perfetto. Se non si può parlare con voi, pazienza, insomma. Io ve le lascio anche, ve la lasciavo anche la stazione, la Facility. Però so che in questi giochi vado a far sempre a cercare di parlare con quello che è l'antagonista, non serve a niente, quindi bello, mi piace molto anche il tipo di fiamma che diventa più potente quando e come si spegne quando freniamo, insomma. Ok, abbiamo un pianeta che è tutt'altro che un Earth-like, però lo scansioniamo e poi andiamo a prendere il portale. Ah no, attenzione, c'è un'anomalia. Mi piacciono molto anche le schermate che compaiono così, con le visuali così. Su un'alta montagna c'è una palla di ghiaccio. C'è una palla di ghiaccio che è sepolta nella neve e nel ghiaccio, insomma. Praticamente si sta sgelando, stiamo vedendo sta palla qua. La struttura è un osservatorio automatico che è stato abbandonato per anni. Giudicando dalle registrazioni, è parte di un progetto per studiare la composizione chimica delle comete. Purtroppo molti dati raccolti sono andati persi e l'equipaggiamento non funziona. Una copia del documento ha una nota interessante. La traduzione dice: il motore della sonda ha fallito, confermato, insomma. Sembra irrecuperabile. Progetto morto a 14.2 e meno 7.7 altre coordinate. Bisognerebbe prendere nota e andare a vedere sulla mappa le varie coordinate. Se ci fosse modo. Ah, eccole qui. Figo! Ma tanto ce lo segna già, quindi non dovrebbe essere un gran problema. Infatti, vedete che qua ci segna già qualcosa e qua ce ne segna un altro, quindi sì, ci sono cose già segnate comunque sulla mappa, quindi è figo però. Allora, ok, abbiamo distrutto una facility,
Abbiamo fatto un po' di casino. C'era una nave prima che poi è sparita. Quindi io presumo che abbia preso questo Rift. Questo Nexus, come si dice, insomma. Quindi adesso ci avviciniamo. Quando arriviamo a 100, poi deceleriamo. Così almeno non buttiamo via tutta l'energia. E poi ci entriamo. E vediamo cosa succede. Qua ovviamente veniamo risucchiati all'interno. E andiamo di là. Ah, lì non c'era niente. Forse andava, bisogna esplorare un po'. Comunque, secondo me qua qualcosa troviamo. Vediamo un po'. C'era qualcosa lì. Bisognerebbe capire cos'è. Comunque, andiamo verso un pianeta. Tanto qua non c'è niente. C'è proprio niente di niente di niente. E dovremmo prendere un altro. Allora, adesso vediamo, dai. Pianeta di classe D. C'è un'anomalia. La esploriamo. Abbiamo sempre i nostri 15. Ad esempio, uno Star Sector aveva un'amministrazione anche del cibo, del carburante. Qua non c'è, è proprio molto semplice. Neutronio, va bene, abbiamo recuperato il neutronio. Andiamo verso l'altro adesso di là, che magari ci salta fuori esplorando un pochino anche un altro gate, dove viaggiare da un'altra parte. Se no, ci tocca tornare indietro. Poi, ovviamente, come sempre. La stella, che bella. Ovviamente, come sempre, fatemi sapere. Che cosa ne pensate nei commenti? So che il gioco non è assolutamente nulla di innovativo, come già detto. Eccolo lì, un nemico. Andiamo a combattere. Molto bello sulle navi grosse, perché gli stacchiamo proprio i pezzi. Che siano delle braccia, insomma, con magari cannoni a lato, ne distruggiamo uno, si vede proprio che salta via. Allora, qua abbiamo un pianeta, ma anche un nemico, quindi eccolo lì. Questo è un combattimento abbastanza tosto, ma no. Questo è probabilmente il più tosto che io abbia affrontato finora, perché ho sempre comunque combattuto contro navette piccole. Ok, sembra un po' anche Nimbatus. Abbiamo recuperato punti di ricerca, ovviamente bisogna tornare indietro poi per effettuare le ricerche, quindi noi adesso scansioniamo, poi ogni tanto ci viene detto quando abbiamo. Allora, pianeta desertico, quindi presumo che ci sia qualche artefatto dei Progent sopra. Ok, gli scanner sono impossibilitati a rilevare vita indigena su questa roccia arida, ma un altro altopiano è presente con dei tunnel. Non sembra esserci attività geografica, insomma. Allora, le miniere sembrano essere di origini Chitic. Mandiamo all'interno il team. Abbiamo recuperato Titanium. Ora, potrebbe essere un rischio mandare avanti la gente, perché rischiamo di perdere. Ma noi andiamo avanti. Li mandiamo avanti, abbiamo recuperato altro Titanium. Lì continuiamo a mandare avanti, altri 20. C'è del titanium su un abbandonato carrello minerario. Continua a cercare. Stiamo recuperando un botto di roba. Voglio vedere fino a che punto ci possiamo spingere. Ok, doveva succedere, ma volevo farvelo vedere appunto. Cercare. Ok. C'è un gruppo di Chitic worker, cioè i lavoratori Chitic sorpresi, dal suono dell'allarme, si spara, si muore, ne abbiamo perso uno, infatti vedete, ne abbiamo ora 14. Ora abbiamo esplorato anche questo, ce ne potevamo andare prima, ma abbiamo massimizzato le persone, sì, i materiali ottenibili a un costo minimo. Bisogna ragionare anche in modo cinico quando ci si trova in una parte di spazio abbandonata, cioè abbandonati a noi stessi, in una parte di spazio sconosciuta. Quindi stiamo viaggiando sempre più in direzione di quell'affare lì. Noi salviamo la partita perché non si sa mai. E niente, adesso quello che sarà bello da capire è. Attenzione. Eccolo qua, Ailing, saluti, vascello sconosciuto, per favore identificatevi. Ne saltano fuori altre adesso, sono indie della Starcom, cerchiamo relazioni pacifiche. Noi siamo i Vanderi Federation, la federazione dei Vanderi, cerchiamo commercio e scambi di conoscenza.
Non abbiamo avuto contatti con la tua civiltà, vero? Prima. Il nostro vascello è stato catapultato qui da una IFT nello spazio, da una spaccatura nello spazio. Stiamo cercando un modo di tornare a casa, un po' come Star Trek Voyager. Questo, ok. Ah, ci hanno dato. Allora, siamo tristi. Ci hanno dato. Ok. Ci hanno dato una nuova tecnologia. Noi gli offriamo. La Basic Propulsion. Ah, abbiamo già. Questa tecnologia, altrimenti non saremo qui. Ma il gesto apprezzato. Ah, ok. Eh sì, non è che gli do subito l'ultra resistente. Vediamo. Ok, qua si può commerciare. Si può commerciare, si può acquistare merci. Ok, molto interessante. Va bene, allora questi qui sono, spero non siano come dei ferenghi, insomma. Sarebbe molto molto interessante tornare a casa ora perché così avremmo modo di andare a vedere quel nuovo motore che ci hanno dato. Quindi magari adesso cerchiamo di capire, facciamo due salti indietro. Poi magari andando avanti troviamo una IFT, però. Non mi fido tanto, vado su terreni già esplorati, facciamo due salti indietro, anzi addirittura forse tre. Direi di sì, tre salti indietro, prima saltare lì e poi saltare là. E là poi torniamo a casa, così vi faccio vedere, vediamo se abbiamo effettivamente un nuovo motore da montare alla nave e soprattutto se abbiamo materiale perché qualcosina abbiamo recuperato. Però vedremo. Intanto stiamo dando fondo alle nostre riserve di energia perché sta finendo, spingendo così velocemente, però avevamo fretta. Ok, forse qua c'è già il portale, c'è già la rift qui. Sì, infatti, adesso qua, vicino alla stella, ovviamente cerchiamo di non finirci in mezzo. Il portale tradizionale è in viola, quello diciamo artificiale, diciamo è blu. All'inizio dell'avventura lo troviamo non funzionante, infatti ci sono andato in mezzo, ho cercato di capire, poi a un certo punto mi hanno chiamato sulla nave con un messaggio e mi hanno detto si stanno accendendo. Ok, no, io direi che non ho proprio molto tempo di affrontare sti tizi, anche se sono quelli piccoli potremmo anche pensare di farlo. Vediamo, 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 vediamo. Magari ce l'hanno già con qualcun altro, se ne stanno andando, magari hanno paura di me, non lo so. Sì, sono piccolini. Me ne frego e vado. X. E andiamo qui. Boom! Molto bene, ora andiamo alla stazione spaziale. Docchiamo. E diamo un'occhiata a quello che abbiamo scoperto. Beh, intanto qua la missione può continuare. Ok, perché questa è la missione principale. Poi ovviamente il gioco ci dice anche, e lo dice anche la pagina Steam, ci saranno cose da scoprire, missioni segrete, missioni secondarie, insomma. Dovremmo usare più crew che okay, ci hanno rifornito di nuovo la nave. Ho trovato. Ah, sì, perché diceva che durante un sopralluogo avevo trovato appunto dei frammenti. L'avevo letto, poi non l'ho più pronunciato. Frammenti della Starcom. Non era nostro, non era della Piva. Vabbè. Fammi sapere se troverai altre cose nostre. Allora, Shipyard, vediamo un po' che cosa si può mettere. Ma qua non c'è ancora niente, quindi probabilmente ci è andato un progetto. Beh, possiamo costruire un'altra plasma turret, ma ne abbiamo già tre. Vediamo un po'. La ricerca. Perché credo tenga conto. Armi al plasma. Energy. Non ho letto bene che cosa mi hanno dato quelli. Special Project. Non abbiamo nulla. All Integrity.
Riparazioni accelerate, class explorer, class scout. Ah, ok, boom, potenziato, quindi possiamo mettere 12 moduli adesso. Improved scanning. No, io direi che... di cose interessanti ce ne sono. Rail, accelerator, bolt. Turbo Thrust. Questi li ho potenziati prima. No, volevo aumentare magari un pochino le armi, forse. Bolt Energy. Perfetto. E adesso... potenziamo anche questo, quindi in teoria dovremmo fare più danno. Adesso io non ho visto esattamente cosa mi hanno dato. Onestamente dovrei andare a rivedere, però non mi sembra ci sia niente di... No, probabilmente sicuramente qualcosa c'è perché ci sono vari colori, quindi probabilmente qualcosa ha mandato e non so dove. Comunque vabbè, non facciamoci caso. Dovrebbe essere cambiato, direi di sì. Poi consumiamo un botto di energia però così, quindi mi servirà ottimizzare ancora un po' la stazione, la nave, scusate. Comunque, questo era Starcom Nexus, spero vi sia piaciuto il video, spero di avervi spiegato un pochino in che cosa consiste questo titolo. Ovviamente adesso tocca a voi, aspetto i vostri commenti qua sotto su cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!